Federico Fellini, alla fine degli anni Ottanta, voleva girare un film sulla mafia e su un poliziotto in servizio a Roma, ribattezzato Il Serpico Italiano. Vincenzo Mollica. Una manciata di foto e un lungo racconto in 6 episodi ispirato alla sua vita reale, di commissario di polizia che lavorava a livello internazionale sotto copertura, soprannominato Il Serpico Italiano, per il coraggio e l'umanità con cui Nicola Longo combatteva la criminalità. Non a caso alcuni film polizieschi degli anni 70 con Thomas Milliam sono proprio ispirati alle sue azioni. E proprio questo aveva affascinato Federico Fellini, come documenta il volume edito da Castelvecchi, Il Poliziotto, film che Fellini ha scritto con la complicità dello stesso Longo e Gianfranco Angelucci. Fellini lo chiamava il poeta con la pistola. Nicola Longo è stato un commissario di polizia che ha attraversato tutte le cronache della Roma nera degli anni 70 e 80. Io sono stato il primo ad accorrere quando hanno messo la bomba alla Banca dell'Agricoltura a Milano, una scena atroce di guerra. Si sentiva proprio ancora caldo l'odore dell'esplosivo. Ma come cazzo si può ammazzare la gente così? Pensa quanto speranze, quante cose la gente che poteva avere in quel momento, e hanno annullato tutto. E questo mi fa rabbia. È stato un agente sotto copertura, ha lavorato con la DEA, la centrale americana che combatte il narcotraffico a livello mondiale. Leggendo il suo curriculum vengono in mente Al Pacino di Serpico e Il Monezza di Thomas Milliam. E lui è un uomo che l'Italia si dovrebbe vantare di avere un uomo di questo genere. Un poliziotto che ha fatto il suo dovere in modo incredibile. Questo signore, per chi non lo conoscesse, è un, possiamo dire, un ex poliziotto? No, non lo possiamo dire, perché lui continua nel suo lavoro. È stato il Serpico Italiano, un uomo che da 40 anni ha fatto le cose più incredibili sotto il profilo professionale, nell'ambito della lotta alla droga, nell'ambito della lotta alla mafia, nell'ambito della lotta alla criminalità più proterva, i cui capi storici, almeno a Roma, sono stati arrestati prevalentemente da lui. Parlare di Nicola Longo, mi devi dire quanto tempo hai, perché si può parlare una vita di Nicola. I giornali parlavano di questo personaggio straordinario, un personaggio quasi da altri tempi, un poliziotto che non aveva un viso. Parlavano di un poliziotto italiano considerato il James Bond italiano. Personaggio straordinario, ogni tanto veniva fuori questo nome, Nicola Longo senza avere un viso. Era un uomo che riusciva a fare delle cose straordinarie, e quindi le domande verso
Nicola erano abbastanza pesanti, anche se logicamente era legato da alcuni segreti, quindi le cose te le diceva in un certo modo. Per esempio, un paio di volte gli ho chiesto se mi accompagnava, perché lui era in macchina, cioè non posso. E quindi rimanevo un po' stranito da questo fatto. Poi, con l'amicizia, capii la ragione, perché non voleva che io rischiassi qualcosa, perché Nicola era sempre sotto tiro.